fotografie. Subito in apertura, in prima battuta, l'Associazione Regionale Pugliese Milano, che anche in questa edizione ha voluto coinvolgermi investendomi di una importante, per me vi assicuro, responsabilità, importante dal punto di vista sicuramente professionale, ma vi assicuro dal punto di vista umano. Condividere con voi delle emozioni speciali, con la possibilità anche di mettere ulteriormente in evidenza, qualora ce ne fosse bisogno, sicuramente figli autorevoli della terra di Puglia. Questa settima edizione, come avete potuto notare, è stata aperta con le parole di Andrea Forte Calatti, interpretate in maniera intensa dalla nostra Ornella Buongiorni, e poi ancora la splendida suite del balletto Emotion Love,
dei ballerini del Teatro alla Scala, con le coreografie di Marco Messina. E avete potuto notare anche che è diversa la location di questa edizione 2012. Dopo lo spazio Oberdan, dopo il centro congressi della provincia di Milano, siamo approdati nella sede della provincia di Milano, Palazzo Isimbardi. E allora il padrone di casa, il presidente dell'esecutivo della giunta provinciale di Milano, il dottor Guido Podestà, presidente. E poi invito ancora l'ingegnere Umberto Novomaerna, vicepresidente dell'esecutivo, nonché assessore alla cultura, beni culturali e politiche per l'integrazione. A questo punto, sugli attenti, il presidente del premio, l'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace. Il presidente della giuria, il dottor Dino Basciano. Io vado subito dal dottor Podestà. Allora, questa importante sede, un'importante istituzionale, sicuramente va a confermare quanto andavo dicendo proprio in apertura. Il premio Ambasciatore di Terre di Puglia è un premio che viene accolto dal territorio milanese a livello provinciale, evidentemente, ma mette in evidenza anche questa vostra accoglienza, questa vostra ospitalità, un'intesa che va oltre la cortesia. Sì, grazie, buonasera a tutti. Lasciatevi dire che col cuore, con la mente, veramente sia un'emozione ad avere qui tanti figli straordinari di questa terra unica. Ma dire unica nel nostro paese è difficile, ma sicuramente una delle più belle, delle più affascinanti per storia, per natura, per cultura. E devo dire da milanese che aveva ragione Montanelli quando diceva che milanesi non si nasce ma si diventa, e questa città, questa nostra terra è stata creata negli anni, nei secoli, dall'apporto di tante persone che sono venute qui a Milano a dare la propria intelligenza, la propria forza, la propria capacità di far crescere insieme tutti noi.